Dunque, buon pomeriggio, possiamo augurarci questo in ripresa dei lavori, sessione pomeridiana delle giornate IBLE della salute, il primo focus della reumatologia che ricomincia, è l'ultima sessione, la terza, resteremo in vostra compagnia per altri 90 minuti per affrontare il terzo segmento di questa giornata. Vi parliamo infatti dell'artrosi. Leggevo numeri da capogiro, a voi saranno certamente dei dati noti, a me francamente hanno sorpreso un po'. Si tratta delle tre della malattia reumatica certamente più diffusa, pare che secondo, tra virgolette, l'ultimo censimento sarebbero 3 milioni e 900 mila i pazienti affetti da questa patologia, sono numeri davvero importanti, ma mi sorprendeva anche un altro dato, dottore, quello riguardante l'incidenza sul welfare, cioè le pensioni di invalidità che vengono erogate in Italia a seguito di questa malattia invalidante rappresentano il 27% del totale? Ok, quindi quasi una pensione su tre vengono erogate in funzione dell'artrosi. Ecco, questo la dice lunga sull'importanza di questa patologia, di questa malattia, e le giornate IBLE della salute, grazie agli specialisti, faranno ulteriore focus su questo argomento a voi dedicato. Ci sarà la lettura magistrale, vorrei che mi raggiungesse sul palcoscenico il professore Giovanni Minisola, il direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia dell'ospedale di alta specializzazione San Camillo di Roma, un benvenuto anche a lui, grazie. Ed è il past president della Società Italiana di Reumatologia. Dovrebbe essere, ecco, prego, si accomodi pure, questo applauso è per lei, professore. Inizierà subito con la lettura magistrale dal tema Artrosi, ritorna l'attenzione. A lei, professore, grazie per il suo intervento. Per la verità, dicevo, questa non è la mia presentazione, ecco, la muovo io stesso, perché prima di iniziare quello che sto per dire, vorrei farvi notare la sigla WSF. La sigla WSF sta a significare Very Short Form. In realtà avevo preparato una prima lettura con una serie innumerevole di diapositive, poi ho pensato che potesse essere estremamente pesante. Ho poi tagliato la lettura e ho fatto una short form, ma mi sono reso conto che dopo pranzo anche la short form poteva essere pesante per l'uditorio e ho fatto una very short form, cioè una forma particolarmente corta, ma che però comunque non può prescindere da un certo numero di diapositive. Chi volesse vedere come procedono i lavori, vi dico subito che sono 39 diapositive, quindi se volete le potete contare oppure rientrare quando saremo arrivati alla 35esima, 36esima, se doveste ritenere che la cosa non dovesse essere rispondente alle vostre aspettative. E fatta questa premessa, devo prima di tutto ovviamente ringraziare l'organizzatore principe di questo evento, Mario Bentivegna, mio vecchio amico che anche in questa circostanza mi ha dimostrato amicizia, e lo ringrazio per avermi invitato dandomi questo titolo che è stato imposto, quindi non scelto da me, io lo faccio mio e cerco di affrontarlo nel modo migliore possibile. Lo faccio con piacere perché in realtà rispetto a questa patologia oggi c'è un rinnovato interesse sotto vari aspetti, eziologico, fisiopatologico, non certo clinico, perché quello clinico non ha subito grandi cambiamenti, sotto il profilo terapeutico. E questi approfondimenti fanno vedere questa malattia sotto una luce assolutamente differente. Spero che ci sia l'opportunità di riprendere in occasione del talk show l'argomento che è stato introdotto dal moderatore, perché avrei qualche cosa da dire al proposito. Per esempio, queste sono è una condizione per la quale si erogavano, o comunque per la quale non si devono più erogare prestazioni di tipo pensionistico, perché nel mio intendimento voglio affermare il concetto che non si deve arrivare a una condizione nella quale
ci sia un'invalidità tale da favorire l'erogazione di pensioni, e anche perché sono profondamente convinto che buona parte di coloro che prendono pensioni per l'artrosi non hanno titolo per prendere la pensione stessa. Comunque sono dati reali quelli che sono ho fornito. Sono dati reali, io. Non okay. glieli contesto, però sono indice di un malcostume italiano. Okay. Ed essendo io uomo del sud, posso dire che è un malcostume prevalentemente radicato al sud. Detto questo, qual è lo scenario nel quale ci muoviamo? È lo scenario di una condizione che è causa di disabilità nelle persone anziane e che richiede spesso un trattamento chirurgico prevalentemente in corrispondenza dell'anca del ginocchio. Il nostro scopo dovrebbe essere quello di non portare il paziente a queste condizioni, dovrebbe essere quello di mettere in atto provvedimenti che diminuiscano queste percentuali che voi vedete nella parte più bassa della diapositiva, percentuali che ci dicono che il 70% delle protesizzazioni di anca e il 95% delle protesizzazioni di ginocchio sono dovute a osteoartrosi. Il resto, il 30% delle protesizzazioni d'anca, sono dovute chiaramente o a fattori traumatici o a eventi legati a fratture di natura osteoporotica. Allora, che cosa c'è di nuovo in termini di definizione? Ammesso che ci sia qualcosa di nuovo, io penso che ci sia qualcosa di nuovo. Allora, sotto il profilo della definizione, l'osteoartrosi va considerata da diversi aspetti, a diversi angoli. Uno degli angoli è quello anatomopatologico. Allora, se noi definiamo questa condizione da un punto di vista anatomopatologico, abbiamo una condizione nella quale c'è una perdita della cartilagine, c'è una compromissione modesta di tipo infiammatorio della sinoviale, c'è una ipertrofia dell'osso, che sono gli osteofiti. Ma questa è una definizione da una prospettiva unica. C'è poi una definizione sotto il profilo clinico. L'artrosi è una condizione caratterizzata da tutto quello che voi sapete: dolore articolare, limitazione dei movimenti, scrosci grossolani alla mobilizzazione e all'estensione, ma anche questa è una visione riduttiva, una definizione sicuramente riduttiva. Oppure possiamo prendere in considerazione una definizione di tipo radiologico. Una condizione in cui c'è una perdita dello spazio articolare, gli osteofiti, sclerosi subcontrale e cisti, però sappiamo bene che molto spesso in questa condizione esiste una dissociazione clinico-radiologica. Abbiamo condizioni nelle quali c'è una forte componente radiologica, che è quella in base alla quale vengono date impropriamente le pensioni nella maggior parte dei casi, e una condizione clinica che in realtà è di scarso rilievo. E al contrario, ci sono condizioni cliniche sicuramente molto importanti, con un quadro radiologico che non fa sospettare condizioni di particolare gravità. E allora vi propongo una definizione moderna e comprensiva dell'artrosi, una condizione frequente caratterizzata da modificazioni patologiche prevalentemente, ma non esclusivamente, di tipo degenerativo, a carico della cartilagine delle strutture adiacenti, con segni clinici e radiologici di compromissione articolare. Questa credo che sia la definizione che ci consente di definire questa malattia, sfruttando tutti gli angoli di osservazione possibili ai quali abbiamo fatto riferimento poc'anzi. E per individuare ciò che c'è di nuovo, non possiamo prescindere da ciò che c'è di vecchio. Questa è la fisiopatologia classica dell'osteoartrosi. La fisiopatologia classica dell'osteoartrosi prevedeva sollecitazioni biomeccaniche anomale su una cartilagine normale, ovvero sollecitazioni biomeccaniche normali su una cartilagine anormale, in una condizione nella quale l'età svolgeva comunque il ruolo. Danno condrocitario, liberazione di metalloproteinasi, degradazione cartilagine, rilascio di detriti cartilagini e messa in moto di un circolo non certo virtuoso che tendeva ad amplificare il danno. Oggi abbiamo qualcosa di più che ci viene dai legami tra
questa malattia e la genetica al fine di interpretare meglio questa malattia. Oggi siamo a conoscenza di condizionamenti genetici particolari come la mutazione puntiforme di alcuni geni, oppure polimorfismi genetici che sono associati ad forme di artrosi particolarmente importanti e che comunque sembrano essere determinanti nell'osteoartrite erosiva delle mani, nota anche come sindrome di Crine, oppure anomalie genetiche, sono state anche ipotizzate in passato condizioni infettive con addensamenti zonali in alcune aree particolari, con aggregazioni in alcune zone del pianeta. Ma c'è qualcosa di veramente nuovo, una nuova ipotesi eziologica, cioè un'altra ipotesi eziologica, sia ben chiaro, questa non è l'ipotesi eziologica dell'osteoartrosi, questa è una nuova possibilità che in questo momento riceve una certa attenzione da parte delle autorità, già che è stato concretamente ipotizzato, e potete vedere in basso a destra i due riferimenti bibliografici di riferimento, che alcune sostanze chimiche che configurano contaminanti ambientali per fluoroalchilati siano in grado di determinare l'artrosi e comunque di favorirla. Si tratta di sostanze con le quali noi abbiamo contatto nella vita quotidiana, per esempio i prodotti chimici per il fluoro alchilici sono quelli che si trovano nelle pentole per evitare che i cibi aderiscano durante la cottura o durante la frittura, sono quelli che si trovano negli impermeabili waterproof, sono quelli che si trovano nelle camicie antimacchia. È difficile poter dire se questa situazione sia legata al passaggio percutaneo di queste sostanze. È difficile poter dire se queste sostanze, per poter determinare artrosi, debbano essere ingerite, come può accadere se si mangiano cibi che sono stati trattati in quel tipo di padella, però sta di fatto che in questo momento questo problema è all'attenzione delle autorità sanitarie pubbliche di molti paesi. Da un punto di vista fisiopatologico, l'attenzione si è andata spostando sull'osso subcondrale. L'osso subcondrale è l'osso che si trova al di sotto della cartilagine di rivestimento articolare e che interagisce meccanicamente, quindi funzionalmente, con la cartilagine sovrastante. L'osso subcondrale ha attirato l'attenzione dei ricercatori sulla base di alcune osservazioni, non ultime quelle di ordine radiologico della diagnostica per immagini, che hanno dimostrato come in corso di osteoartrosi vi siano chiare indicazioni di un rimodellamento dell'osso subcondrale, come dimostrano queste immagini e come dimostrano altre esperienze. Per esempio questa ci dice che il dolore in corrispondenza del ginocchio era presente in quelle condizioni artrosiche nelle quali la risonanza magnetica nucleare metteva in evidenza una compromissione dell'osso subcondrale, secondo un meccanismo particolare che prevede la diffusione di sostanze infiammatorie dall'osso subcondrale alla cartilagine e viceversa, creando un circolo vizioso che a partenza dall'osso subcondrale che compromette la cartilagine articolare e che finisce poi per avere ulteriori conseguenze sull'osso subcondrale. E quindi oggi si prospetta un modello che centra l'attenzione sull'osso subcondrale, ipotesi in ordine alla quale un carico meccanico anomalo comporta un rimodellamento, un'espansione dell'osso subcondrale, la sclerosi subcondrale, la trasmissione del carico, la osteoporosi subcondrale subarticolare, l'osteofitosi, il circolo vizioso si auto manterrebbe in questo modo. Questo dà
sostanza all'ipotesi di trattare l'artrosi con, ad esempio, con i bifosfonati. E sapete meglio di me che c'è un orientamento di pensiero che utilizza alcuni bifosfonati, e ci sono prove provate di efficacia, per il trattamento anche dell'artrosi. E questo è un dato che deve, a mio parere, essere tenuto presente. Così come devono essere tenuti presenti i fattori di rischio per l'insorgenza di questa malattia. E questi fattori di rischio vanno divisi a seconda che si prenda in considerazione l'incidenza della malattia e la progressione della malattia. Vorrei attirare la vostra attenzione soprattutto sulla vitamina D. La vitamina D non sembra essere importante ai fini dell'incidenza della malattia, ma lo è sicuramente per quanto attiene la progressione della malattia. La spiegazione è legata allo stesso meccanismo che citavo poc'anzi di compromissione dell'osso subcontrale. La vitamina D rinforzerebbe l'osso subcontrale, quindi lo renderebbe più consistente, e questo aumento di consistenza avrebbe ripercussioni negative sul processo degenerativo. È interessante notare che questa condizione è stata documentata in qualche studio clinico importante, sembra essere una prerogativa del sesso maschile. Cioè la protezione della vitamina D rispetto all'artrosi non avrebbe la stessa capacità protettiva nel sesso femminile. Chissà perché, però è qualcosa che deve essere ulteriormente approfondito. Negli ultimi anni, in tema di patogenesi dell'artrosi, grande è stata l'attenzione rispetto a due sistemi tradizionalmente implicati nell'osteoporosi: il sistema Rank-Rank OPG e il sistema WNT, il sistema WNT. Esperienze, una delle quali è quella riportata, hanno dimostrato in modelli sperimentali l'effetto protettivo sull'osso, sulla cartilagine articolare della osteoprotegerina, che quindi entrerebbe di diritto tra le sostanze in grado di controllare l'artrosi, così come è in grado di controllare il riassorbimento osseo. E ancora il sistema WNT, un sistema che ha un significato anabolico positivo, sicuramente utile nell'osteoporosi quando stimolato, ma probabilmente non utile per l'artrosi proprio per il prodotto determinato dalla stimolazione di questo sistema WNT, che è un prodotto di tipo appositivo, un prodotto di tipo proliferativo, un prodotto esuberante. In questa slide vedete raffigurato il sistema WNT con tutte le sue componenti di inibizione intra ed extracellulare. La stimolazione del sistema WNT è una stimolazione antiosteoporotica, ma questa eccessiva stimolazione può portare a una proliferazione dell'osso che si traduce in termini radiografici, non certo in termini clinici, in una maggiore produzione di tipo osteofitario. È noto a tutti noi che oggi questa malattia viene considerata una malattia con una componente sia pure variabile infiammatoria. Vi ricordo che questo è stato lo studio master che ha attirato l'attenzione di chi si occupa di questa malattia rispetto alla coesistenza di un momento infiammatorio di varia natura, momento infiammatorio che favorisce la produzione di citochine infiammatorie. Una situazione questa che determina un'aumentata espressione di metalloproteasi, di MMPS, una diminuzione di inibitori delle metalloproteasi, una diminuita sintesi di proteoglicani, un aumento di altre sostanze infiammatorie
come l'ossido nitrico e la COX-2, e a dimostrazione di questo un'esperienza che dice come in soggetti affetti da osteoartrosi ci sia una maggiore espressione e induzione di COX-2 rispetto a soggetti non affetti da questa malattia. Ma vorrei più in dettaglio commentare questo aspetto e lo farò descrivendovi meglio il significato di questa immagine. Questa immagine ci dice che in condizioni di invecchiamento articolare c'è una aumentata produzione di quelli che si chiama Advanced Glycation End Products. L'aumento di questi prodotti stimola il fibroblast a secernere metalloproteinasi, interleuchina 6 e TNF-alfa. E peraltro il macrofago che voi vedete raffigurato sulla sinistra, macrofago che ha una collocazione sinoviale, da parte sua secerne le sostanze citochine che voi vedete, interleuchina 1, 6, 8 e TNF-alfa. Su questo sistema agisce probabilmente il sistema delle S100 proteins. Queste sono proteine che in realtà sono state meglio studiate nelle malattie autoinfiammatorie, dove vengono etichettate come allarmine. Allarmine a giustificare la loro funzione, cioè quello di allarmare rispetto a stimoli esterni. Però è verosimile che queste proteine siano coinvolte anche nell'osteoartrosi, incrementando anch'esse la sintesi di metalloproteasi, e quelle che ci interessano particolarmente oltre a metalloproteasi in termini di sistemi enzimatici compromessi e coinvolti nella degenerazione cartilaginea sono anche le catepsine e in particolare le catepsine K. Mi piace ricordare questa esperienza di molti anni fa presso l'Università dell'Aquila, che dimostrò come l'effetto sulle metalloproteasi sia differente da farmaco a farmaco. E questo lo dico perché vorrei sottolineare come l'effetto dei farmaci antinfiammatori sulla sintomatologia e sul processo patogenetico dell'artrosi è qualcosa che deve essere riferito in termini di attività percentuale in maniera differente da farmaco a farmaco. Per quanto attiene alla catepsina K, noi sappiamo che alcune sostanze come i RANK, il TNF-alfa, l'interleuchina 1 l'aumentano, altre gli estrogeni e l'ostoprotoglicerina la diminuiscono, ma voi vedete che ritorna frequentemente l'interleuchina 1. E questa è una base conoscitiva che ha dato luogo in passato, e attualmente è una corrente di pensiero che è fortemente seguita in Francia, all'impiego della diacereina, non faccio il nome commerciale, ma è una sostanza che si trova anche in Italia, per il trattamento long term dell'artrosi, ritenendosi sulla base di uno studio che, se non ricordo male, si chiama ECODIAC. Sulla base di questo studio ha dimostrato di svolgere un'azione di fondo e di svolgere un'azione antinfiammatoria, giacché la diacereina ha dimostrato in vitro di essere un discreto, o forse qualche cosa di più che discreto, inibitore della interleuchina 1. Allora qui vedete combinati tutti i vari fattori di rischio dei quali vi ho parlato finora, fattori di rischio che sono tra loro estremamente intricati, qualche volta agiscono in maniera combinata. Ci sarebbe qualche cosa da dire a proposito del fumo. Ci sono alcune esperienze che hanno dimostrato come fumare ha un'azione preventiva nei confronti dell'osteoartrosi del ginocchio. In realtà questo non sembrerebbe confermato, forse non è sufficientemente sostenibile da un punto di vista scientifico. Verosimilmente momenti di tipo genetico e momenti di tipo voluttuario come il fumo concorrono in maniera combinata per determinare alterazioni precoci dell'osteoartrosi, sui quali poi si inserisce un momento infiammatorio. Questa diapositiva che mi ha regalato il mio amico Gigio Bianchi vuole sottolineare come tra la
componente artrosica e la componente osteoporotica esistano vie totalmente differenti, l'aspetto, il fenotipo del soggetto osteoartrosico è un fenotipo differente da quello del soggetto osteoporotico. Molte volte si specula mettendo in discussione questa raffigurazione classica delle differenze di comportamento tra queste due situazioni cliniche, ma io sono profondamente convinto che si tratti di due situazioni cliniche differenti. Ci sono in realtà più prove a favore di una ipotesi divergente rispetto a quelle che vogliono associare l'artrosi alla osteoporosi. La confusione è stata probabilmente recentemente montata dalla possibilità di impiegare farmaci che agiscono sia in senso antiosteoporotico sia in senso antiartrosico, ed esistono di fatto delle differenze molto chiare tra l'osteoporosi e l'osteoartrosi in termini di compromissione ossea, in termini di mineralizzazione. Penso che questi siano dati che dimostrano in maniera precisa come si tratti di due condizioni che difficilmente coesistono, pur potendo ovviamente in certe condizioni coesistere. L'ultimissima parte di questo mio rapporto riguarda i costi dell'osteoartrosi. I costi dell'osteoartrosi non sono soltanto i costi primari, ma sono anche i costi secondari, che sono legati a una serie di condizioni che voi vedete riportate in questa diapositiva e che hanno ripercussioni negative non soltanto sull'individuo, ma anche sulla società e sull'impiego di risorse. C'è uno studio di Leardini pubblicato nel 2004, il quale ha dimostrato come nel 2004 il costo, mediamente il costo anno di un soggetto con artrosi, il costo diretto fosse di 934 euro, diventavano 1236 i costi indiretti. E questa è una percentuale che più o meno rispecchia la situazione di tutte le patologie. In tutte le patologie reumatiche a carattere invalidante, sia quelle con grossa componente infiammatoria come l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, l'artrite psoriasica, sia quelle a meno componente infiammatoria come l'artrosi, un terzo dei costi è quello diretto, i due terzi sono quelli indiretti. E questo pone un grosso problema di prevenzione al fine di evitare quei costi indiretti che hanno ripercussioni sulla società, sono dei costi sociali che tutti noi ovviamente paghiamo. E con riferimento alla prevenzione e ai costi, considerato quanto costa gli interventi sull'anca, vorrei ricordarvi come una rilevazione del registro svedese apposito ha dimostrato come la osteoartrosi primaria sia la condizione che più di altre determina la protesizzazione in corrispondenza delle anche. Queste ultime slide vogliono richiamare la vostra attenzione su qualche concetto di terapia nuovo. Vi ho citato quello relativo all'impiego della diacereina, che non è proprio nuovissimo. Devo ricordarvi che oltre alla terapia infiammatoria, io sono profondamente convinto che esista uno spazio, caso per caso, per la terapia con farmaci cosiddetti controprotettori. Mi riferisco alla glucosamina solfato, mi riferisco alla precitata diacereina, mi riferisco alla galattosamino glicuronoglicano solfato. Di nuovo oggi c'è qualcosa rispetto ai fattori di crescita. Io credo che per poter validare la positività di questi fattori di crescita occorra fare studi di confronto, se non altro o quantomeno almeno con l'acido ialuronico. E fino a quando non avrò studi di confronto su larga scala, difficilmente mi farò convincere che i fattori di crescita piastrinici siano migliori di altre soluzioni antiartrosica quando l'artrosi ha una condizione localizzata. In termini di trattamento locale,
ritengo che non si possa non citare, oltre al cortisone, che comunque deve essere fatto in situazioni estremamente circoscritte e limitate, tenendo conto dei pro e dei contro, ma non si può non fare riferimento all'acido ialuronico nelle sue varie forme farmacologiche di medical device, perché oggi questo tipo di trattamento nelle forme circoscritte e localizzate consente di attuare un successo terapeutico combinato di tipo antinfiammatorio e di tipo lubrificante. La popolazione sta andando incontro a un avanzamento dell'aspettativa di vita, e questo accade sia nelle regioni ad alto sviluppo economico come l'Italia, sia nelle regioni in fase di sviluppo, sia in quelle delle aree emergenti. Voi vedete che rispetto allo status 1999 la proiezione per il 2050 dimostra un aumento della vita media. Aumento della vita media che potete vedere bene con questa slide. Questa è una slide che ci dice quale fosse la percentuale nel 1999 dei soggetti di età superiore a 60 anni, questa è la proiezione per il 2050. E se questa è la proiezione, vuol dire che è necessario fare qualcosa in termini di medicina preventiva nei confronti di una condizione per la quale gli interventi preventivi possono essere attuati. Ci sono condizioni determinanti che possono essere assolutamente rimosse per evitare l'intervento o, se possibile, rimandarlo il più possibile oltre l'età del pensionamento. Il costo del trattamento chirurgico, il costo sociale del trattamento chirurgico per artrosi di anca e per artrosi di ginocchio è nettamente differente a seconda che l'intervento venga fatto prima del pensionamento che venga fatto dopo il pensionamento. Questa ultima slide per sottolineare come noi abbiamo avuto una opportunità. Questa opportunità era la decade per le malattie delle ossa e delle articolazioni, la decade 2000-2010. Questa è una decade che nell'immaginario di coloro che la idearono avrebbe dovuto stimolare la sensibilità dei politici nei confronti di queste condizioni. Questa è stata un'occasione per confermare ancora una volta, chi ha avuto la sventura di ascoltarmi adesso mi sentirà dire la solita cosa che io dico sempre, di confermare ancora una volta come ai politici della salute degli italiani non importi assolutamente nulla. Il ruolo istituzionale che io ho ricoperto fino al novembre scorso mi ha fortemente convinto come i politici, perlomeno quelli che c'erano, sono interlocutori assolutamente inesistenti. Sono quelli che io definisco smoke seller, venditori di fumo. Quando si parla di salute fanno finta di conoscere i problemi, ma i problemi non solo non li conoscono, ma non li vogliono conoscere. La decade del 2000-2010 è stata un'occasione persa, perché la classe politica non è intervenuta come avrebbe potuto fare. Nonostante sollecitazioni importanti all'intervento, quale quella di Kofi Annan, come quella di Sua Santità Giovanni Paolo II, che con una manifestazione assolutamente singolare per la Santa Sede promosse questo prodotto filatelico che voi vedete in basso, che girò il mondo per sensibilizzare il mondo rispetto a questa decade. Probabilmente il resto del mondo è stato sensibilizzato, gli italiani, i politici italiani non sono stati sensibilizzati e comunque nulla hanno fatto. Grazie al professore Minisola. Si accomodi pure, professore, perché sarà un piacere continuare a interloquire con lei. Sì, si accomodi pure, grazie. Io vorrei chiamare il moderatore a questo punto, il dottore Mario Bentivegna, così sentiamo pure lui.
E così invitiamo anche sul palcoscenico gli altri componenti del talk show. Vorrei qui con me il dottore Giovanni Di Giacomo, medico di medicina generale, responsabile della SIMG di Ragusa, benvenuto. E poi ancora il dottore Sebastiano Tropea, che ritroviamo nuovamente sul palco. Prego, accomodatevi. Professore, lei ha lanciato davvero tanti, ma tanti input sul podio prima, ma i politici perché si sono disinteressati? Per mera incompetenza o perché rispondono a logiche lobbistiche? Siamo in streaming, sì. Questa non era una domanda preparata, per cui mi assumo io tutte le responsabilità. No. Se siamo in stream io do una risposta diplomatica, diciamo, perché sono impreparati. In realtà la penso in maniera totalmente differente. Ne ero convinto di questo, professore, ne sono assolutamente convinto. E comunque in ogni caso, se sono... Non l'ascoltiamo. Si sente? Sì. Se sono impreparati, una colpa hanno, quella di non volersi documentare. Quindi se sono ignoranti avrebbero il dovere quantomeno di acculturarsi rispetto a questi fenomeni. In realtà il politico sente le proposte perché formalmente deve rispettare l'interlocutore, ma nella sostanza non fa assolutamente nulla. E questo è un problema che riguarda non soltanto le malattie reumatiche, ritengo che sia un problema che riguardi tutte le malattie gravi e invalidanti. Il politico ha dalla sua parte una scusante, che è la disfunzione del sistema. La disfunzione del sistema prevede la regionalizzazione degli interventi e prevede quindi una capacità decisionale, un potere decisionale che ha una valenza di tipo regionale, quindi non riesce ad imporre o a dare indicazioni forti dall'alto. E faccio un esempio molto pratico: una indicazione che arrivi per esempio dal Ministero della Salute e che arrivi dall'AIFA, che è un organo decisionale italiano in termini di farmaci, una decisione che arrivi può essere totalmente disattesa dalle strutture, dagli organi decisionali regionali. Questo porta da una parte a una anarchia decisionale di individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali, che non sempre risponde a requisiti scientifici, e dall'altra porta alla disparità di trattamento dei pazienti rispetto alla sede in cui risiedono. Per cui si può verificare che a seconda che si abiti da questa parte o dall'altra parte del Po, il primo fiume che mi viene in mente, si possa ricevere trattamenti differenti e si possa avere diritto a prestazioni alle quali non si avrebbe diritto se si risiedesse dall'altra parte. Grazie. Mario Bentivegna, secondo lei la ricerca scientifica andrebbe incoraggiata ulteriormente? No, ce l'ha già, grazie. Beh, è scontato. Il problema non è solamente legato alla ricerca scientifica, che sicuramente deve andare avanti per andare a cogliere tutte le varie situazioni che possono, diciamo, metterci in condizione di approcciarci alle malattie in modo da risolverle o quantomeno affrontarle per migliorare la loro, come dire, progressione, eventualmente anche la qualità di vita del paziente. Il problema è, come dice Giovanni giustamente, il problema è la consapevolezza delle malattie che si sono, e quali che hanno un impatto sociale notevole. Perché cosa dobbiamo aspettarci noi? L'ineluttabilità della vita, è chiaro, ci porta a un invecchiamento, la progressione della popolazione va avanti, ma la cosa fondamentale è quella di viverla con una buona qualità di vita, sapendo quali sono i percorsi per evitare che le patologie possano avere un'accelerazione rispetto all'evoluzione dell'età. E quindi non è solo un problema di tipo clinico, medico, ma è sociale, è culturale. Voglio dire, non dobbiamo, noi siamo qui medici in un consesso medico, parliamo di medicina, di farmaci, ma non è solo questo, si parla anche di altro tipo di comportamenti che ci mettono in condizione di poter prevenire. Però questo comporta che cosa? Una consapevolezza da parte di chi gestisce questi percorsi, quindi chi ci gestisce da un vista politico,
a capire quali sono le vere strade da percorrere per come dire, evitare e fare della vera prevenzione primaria. Ma la prevenzione costa. La prevenzione costa, quindi a questo punto non ha una ricaduta in termini, come dire, di risparmio, ha una ricaduta in termini di efficienza e di miglioramento nel tempo. È un investimento, come abbiamo detto già in apertura di sessione. Ma tutto parte da un concetto: riusciamo noi a programmare le cose? No, noi viviamo alla giornata, quindi io non investo nel tempo, ma devo risolvere il problema ora. Ma a risolvere il problema ora significa, come dire, vivere alla giornata e risolvere, no, non avere una programmazione. Senza programmazione non può andare avanti. E allora, dottore Bentivegna, entriamo nel merito di questo talk show dopo questa interessante parentesi che abbiamo aperto grazie all'input del professore Minisola. L'argomento è i trattamenti utili per allontanare il chirurgo, già il professore ne ha parlato nella sua lettura magistrale. Lei che cosa vuole sentirsi dire nell'ambito di questo talk show per aumentare ancora di più la qualità del dibattito? Quando abbiamo scelto il titolo di questo talk show è stato un po' provocatorio, perché non era un titolo legato a una condizione di appartenenza o di limitare l'attività dei nostri cari colleghi ortopedici, tutt'altro. Ma è stato provocatorio nella misura in cui noi dobbiamo, come dicevo poco fa, trovare tutti i sistemi giusti per evitare l'accelerazione del processo degenerativo. Quindi ben vengono la situazione culturale, quindi significa l'attività della dieta, diminuire il peso sull'artrosi, utilizzare dei farmaci controprotettori nei limiti della possibilità senza andare troppo a amplificare il loro valore, utilizzare i farmaci giusti eventualmente che possono essere, cioè terapie complete che possono andare da quello farmacologico a tutta un'altra serie di farmaci o terapie che, come poco fa diceva il professore Minisola, che possono essere anche quello di trattamento topico locale. Quindi ben vengano le infiltrazioni quando devono essere fatte secondo la stadiazione della malattia, ben venga l'attività di recupero, ben venga la fisioterapia, ma non tanto come recupero secondario, ma una fisioterapia da evitare e prevenire quelle alterazioni muscolari che molto sono alla base delle degenerazioni articolari. Beh, questo senz'altro nella seconda parte, ma nella prima parte è fondamentale la diagnosi, la correttezza della diagnosi. E dunque volevo chiedere al dottore Di Giacomo, oltre alla radiologia intesa come radiografia tradizionale, quali sono gli altri strumenti, esami strumentali che possono esservi d'aiuto? Prego, ci sono delle slide, grazie, le vediamo e le ascoltiamo con molto piacere. Allora, intanto ringrazio Mario per questa bellissima occasione che ha dato, aver voluto nel board scientifico di questo bellissimo congresso i medici di famiglia. Siamo stati menzionati, se qualcuno mi apre le slide perché non so come fare. Io ci provo, vediamo se riesco. Siamo stati in basso, chiedo aiuto al dottore Bentivegna che conosce. In realtà non sono slide, sono delle piccole cose di appoggio, quindi nulla di fondamentale. Artrosi, perfetto. Dicevo, siamo stati molto menzionati stamattina e vi ringraziamo di questo. Il problema è che secondo me ai fatti, cioè a quello che in politica si chiama enunciare, bisogna anche che si traduca la prassi, la consuetudine di tenerci effettivamente in considerazione sul piano della centralità, e questo non sempre accade. Comunque grazie, perché oggi è stata una manifestazione molto bella. Oltre alla radiologia, è chiaro che per radiologia in questo caso intendiamo la radiologia standard, ed è obbligatorio che io premetta una cosa, e credo che gli specialisti su questi concordino: nella stragrande maggioranza dei casi la patologia di cui ci stiamo occupando, l'artrosi, è una patologia in cui, interfacciando l'approccio clinico, cioè dire la semeiotica, l'anamnesi, il rapporto col malato, con la sua storia familiare di lavoro e così via, interfacciando questo con l'esame più semplice, che è quello che viene prima dell'oltre che mi è stato chiesto, interfacciandolo con una semplice RX, la stragrande maggioranza, non dico l'80%, il 70%, il 90% perché non so le percentuali, ma la stragrande maggioranza delle diagnosi lì si fanno e da lì si parte con la terapia. E questo mi fa dire un'altra cosa, mi fa bacchettare un po', a me piace bacchettare prima le mie mani, le mani del medico di famiglia, dei miei colleghi, e poi bacchettare quelli che simpaticamente qualche mese fa da questo leggio ho chiamato l'infernal trio, cioè a dire i fisiatri, gli ortopedici e i reumatologi, che appunto spesso ci dicono che siamo centrali, ma alla fine fanno sempre di testa loro. Per cui succede settimana scorsa che uno sciatalgico, fase algica da me diagnosticato, con problematiche parestetiche agli arti inferiori,
è inutile stare a dire che era un L5S1, dico guardi, le deve avere pazienza, usi gli antalgici, abbia l'avvertenza di utilizzarli nel modo in cui le dico, abbia soprattutto la pazienza di aspettare qualche settimana, perché sicuramente nel 90% dei casi si riduce. Il paziente aspetta 3 giorni, magari la mia terapia non è stata efficace sul piano del dolore, e dice niente, meglio che sento lo specialista, uno di questi dell'Infernal Trio. Lo specialista la prima cosa che fa è: guardi, io prima di mettere mani lei deve fare una RM, cioè una risonanza magnetica lombosacrale, che chiaramente mi torna, chiaramente con le liste d'attesa, io non ho motivi da linee guida di scriverla con codice priorità B, cioè breve, neanche men che meno urgente, la scrivo con codice di priorità al massimo D. Peraltro devo anche inserire i dati del collega specialista per poterla scrivere, perché sennò magari non mi passa. E, bene, mi torna, e mi torna una L5S1, e magari marcata quella, mentre Modica, che non è la città ma è una cosa meno di marcata, Modica mi torna al piano di sopra, L4, L5, un po' di meno di Modica, note. AL3, L4. Bene, non abbiamo ottenuto niente così dal punto di vista del percorso diagnostico, perché il paziente che poi torna da me e vuole sapere ora quindi che deve fare, visto che abbiamo scoperto che ha l'L5S1, chiaramente io gli ribadisco lo stesso discorso, che deve avere pazienza, che deve utilizzare i farmaci antalgici, e che magari successivamente, credo che le linee guida parlino di una quarantina di giorni di attesa, almeno nel low back pain, ma anche in altre situazioni, prima di andare avanti. Eventualmente noi medici di famiglia potremmo già fare una seconda cosa, che sicuramente non è né la TAC né la risonanza, ma a mio modo di vedere è l'esame, l'approccio ecografico, e su questo ci possiamo interfacciare con i colleghi, perché l'approccio ecografico qualcosina ce la fa dire, soprattutto sulle piccole articolazioni. Sappiamo che è una patologia in cui c'è una rigenerazione ossea, in cui ci sono questi famosi becchi osteofitici, per cui si può approfondire l'esame, oltre alla radiologia standard, eventualmente con questo. Il passaggio successivo sarebbero eventualmente la diagnostica per immagine più, diciamo, sofisticata, e da riservarsi sicuramente ad una prescrizione specialistica, a mio avviso, e comunque la stragrande maggioranza dei pazienti che la necessitano sono pazienti che sono probabilmente quelli destinati ad un approccio chirurgico, ad una protesizzazione, quindi li vedo più esami preliminari ad un approccio chirurgico che non esami utili ad una gestione medica del problema. Dunque l'ecografia. L'ecografia prima, dopodiché gli altri esami che dicevo, vedete alla vostra sinistra un caso di discopatia cervicale con ernia che va a premere sul canale midollare, vedete un caso di risonanza più sofisticata che credo sia una TAC, una risonanza, e gli altri esami che io ritengo che possono essere utili per una gestione del problema osteoartrosico sono sicuramente di competenza specialistica l'approccio artroscopico, e riterrei invece un approccio molto, molto facile da utilizzarsi, che credo ricorrentemente noi utilizziamo, che è la valutazione neurosensitiva del danno, e quindi una valutazione delle forme che spesso vediamo, cioè di discoartrosi, una valutazione del danno midollare attraverso l'esame elettromiografico. Quindi in ultima analisi la risposta è: secondo me noi dobbiamo fermarci in generale, nella grande maggioranza dei casi, alla RX standard, andare eventualmente all'ecografia, mandare dal collega specialista per un eventuale approfondimento di TAC o di risonanza o eventuale artroscopia, ed eventualmente integrarli nel caso di una dorsopatia, quindi di problematiche discali, con l'elettromiografia. Molto chiaro. Invece la terapia farmacologica, che cosa consiste, dottore? Terapia farmacologica, di fatto ne hanno già parlato i colleghi sostanzialmente, l'argomento su cui c'è un po' meno da dibattere, secondo me. Io l'ho distinta in modo così didattico, in modo molto semplice, l'ho distinta in una terapia di fondo, ne hanno già accennato il professore Minisola, ne ha accennato proprio anche adesso l'amico Mario. La terapia di fondo, soprattutto per i soggetti di prima nomina, l'ortrosi in forma early, che è stato bello stamattina sentire tante volte early, anche nell'early artrosi, e potremmo sicuramente gestire meglio i farmaci cosiddetti di fondo, i condroprotettori, la glucosamina solfato e il condrotin solfato. Sono farmaci, la glucosamina credo sia stata addirittura inventata e studiata in Italia, all'estero viene erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, da noi manco se lo sognano, perché noi usiamo sempre i farmaci male, come se dessimo gli sciroppi per la tosse gratis, se li prenderebbero tutti per ogni cosa. Morale, abbiamo il grande handicap noi che siamo empatici con i pazienti, che guardiamo i loro portafogli,
abbiamo il grande handicap della classe di appartenenza, quindi quella terapia che potrebbe agire sull'early, che potrebbe agire sull'evoluzione del problema, che potrebbe esserci d'aiuto per non progredire, che sarebbero farmaci di classe C, abbiamo grandi problemi di compliance, cioè dire di aderenza del paziente, perché quando deve uscire soldi di tasca propria non è compliante purtroppo. Il secondo step riguarda invece le riacutizzazioni. Sappiamo che è una patologia lenta, evolutiva, che periodicamente riacutizza, e riacutizza indipendentemente, l'ha detto perfettamente il professore Minisola, non c'è rapporto lineare per niente tra il quadro di diagnostica per immagini, radiologico per capirci, e il quadro sintomatico. Quindi alla fine, quando il paziente riacutizza, non è che dobbiamo rivedere che cosa è successo nella sua schiena o nella sua spalla, ma in realtà dobbiamo misurarci col dolore, anzi misurarlo il dolore, e lì andare a trattare o con i tradizionali FANS, oppure, come vuole la splendida legge 38 nata in Italia tra le più belle d'Europa, trattarle con gli antalgici e lasciare in un angolino i non FANS, cioè gli steroidi, lasciarli in un angolino per i motivi che mille volte stamattina sono stati detti: procurano osteoporosi, danno problemi gastrici, aumentano la pressione, aumentano la glicemia, lasciarli a brevi periodi, eventualmente per situazioni particolari. E a questo punto, rispetto ai COXIB, quale sarebbe il vantaggio che si potrebbe avere, dottore? Il vantaggio è notevole, il vantaggio è notevole. I COXIB sono una famiglia nata un po' di anni fa. Il termine COX significa ciclo ossigenasi. Di ciclo ossigenasi ce ne sono tante, fino a 3 o 4 ci sono arrivato. Le più importanti sono la ciclo ossigenasi 2 e la 1. Ho messo questa slide solo a scopo didattico per far capire come questa ciclo ossigenasi è un enzima che, a partire dal acido arachidonico, va a trasformarsi in una serie di mediatori chimici. Le più importanti sono le prostaglandine, ma anche altre, come potete vedere, che sono poi quelli che causano il dolore. Allora, mentre i FANS, i cosiddetti farmaci antinfiammatori non steroidei non COX selettivi, quindi che agiscono, significa, sulle COX 1 e sulle COX 2 egualmente, finiscono anche per interferire, oltre che sulla cascata di destra, che è la cascata infiammatoria, anche su quella di sinistra, che è una cascata che ha anche, svolge un ruolo protettivo gastrico soprattutto, ma anche altre cose, come dirò fra un momentino, finiscono per darci una debolezza del muco costituente la parete dello stomaco, protettivo dei suoi succhi gastrici, e quindi espone il paziente alla gastrolesività. Quindi il grande vantaggio è che, non agendo sulle COX-1, resta immodificata la protezione gastrica, e quindi in linea di massima sono meno gastrolesivi, anche se nella scheda tecnica di questi farmaci c'è sempre l'avvertenza. Però c'è un però. Il però è storico. Qual è la storia? La storia è che due di questi farmaci che sono stati scoperti, COXIB, uno si chiamava Rofecoxib e un altro Valtecoxib, sono stati eliminati, prima sospesi e poi eliminati. C'è un perché. La stessa azienda che li produsse, che sarebbe la Merck, fece uno studio per dimostrare quanto efficace sia, solo che durante lo studio ha scoperto che c'erano incidenti cardiovascolari notevoli in questi farmaci, per cui c'era gente che moriva di infarto di più. Dopo successe la stessa cosa con la Pfizer, con il Valdecoxib, e fu ritirato anche quello. Quindi qual è la morale, noi che lavoriamo tutti i giorni con i pazienti e non ci occupiamo solo delle loro ossa e neanche solo del loro stomaco, ma anche del loro cuore e di altre cose? Che il COX-2 è un farmaco sicuramente adatto per un soggetto ad alto rischio gastrointestinale, ma dobbiamo stare attenti, perché se contemporaneamente questo paziente è un paziente ad alto rischio cardiovascolare, è un iperteso, un diabetico, noi andiamo a smuovere l'omeostasi dal punto di vista piastrinico di aggregazione, possiamo andare incontro a quelle complicanze. Allora, qual è la conclusione del mio discorso? È la famosa metafora del sarto: noi, quando andiamo a prescrivere i farmaci ai nostri pazienti, dobbiamo fare i sarti e cucirli addosso ai pazienti. Se il paziente è un paziente giovane che non ha altre patologie, che ha una problematica magari possibilmente gastrica, perché deve pagare l'IMU e mantenere la famiglia e quindi ha problemi di nevrosi gastrica, magari il COX-2 sarà un farmaco adatto. Ma se noi abbiamo un signorotto anziano, una signora anziana, magari che ha avuto già un infarto, che è ipertesa, che ha problemi cardiovascolari, ricordiamoci che sì, è vero che gli stiamo proteggendo lo stomaco, ma rischiamo di farle venire un ictus o un infarto. Quindi attenzione, facciamo i medici, che è bello fare i medici, bellissimo, purché ricordiamoci, abbiamo una persona davanti, abbiamo un vestito nostro, una persona unica nel mondo, e glielo dobbiamo cucire addosso. Grazie, grazie al dottore Di Giacomo, che ha parlato dell'utilizzo dell'ecografia in fase di diagnosi, ma l'altro aspetto importante è l'utilizzo dell'ecografia in una fase, tra virgolette, terapeutica. E dunque le credo, professore Tropea, dottor Tropea, qual è il ruolo dell'ecografia per quanto riguarda le infiltrazioni nello specifico? Stamattina abbiamo visto che l'ecografia aveva un ruolo importante, interessante dal punto di vista diagnostico.
altro invece poi vedremo quali sono e perché è vantaggioso fare il trattamento infiltrativo sotto guida ecografica, perché ovviamente non solo ci consente di valutare, ci consente di valutare appunto come arrivare con un ago, con un altro strumento dove vogliamo, all'interno di un cavo articolare, di una guaina tendinea, e all'interno di una borsa sierosa oppure di una raccolta liquida, e poi le immagini che noi otteniamo sono in real time, quindi riusciamo a seguire la corsa dell'ago e fino al punto di raggiungere il punto prestabilito e avere la certezza che infiltriamo nel punto giusto. Scusate, io ho preso subito la parola, però ho dimenticato di ringraziare Mario per la cortese sempre ospitalità, però la dimenticanza è data dal fatto che io sono mi sento talmente di casa qua a Ragusa, e questa è la prova, è data dal fatto che io sperimento, devo dire, quasi settimanalmente l'ospitalità di Mario, per cui ormai da 7 anni, dopo un caffè preso per caso, abbiamo iniziato una collaborazione che, devo dire, è stimolo reciproco per quello che mettiamo in campo, e quindi proviamo ogni volta quello che è effettivamente quello che si diceva, cioè ci stimoliamo vicendevolmente a mettere in campo quelle procedure che ci possono consentire di avanzare nella terapia e quindi rendere sempre più efficace la nostra azione. Evidentemente le giornate IBLE della salute favoriscono anche questo genere. Quindi l'ecografia, rimetto subito, l'ecografia inoltre permette di guidare visivamente, vedete come e si vede in questo filmato, con estrema sicurezza un ampio numero di tecniche chirurgiche mini-invasive dirette verso bersagli anatomici raggiungibili attraverso l'introduzione di aghi. Infatti noi non ci fermiamo a mettere dentro soltanto il farmaco, ma per esempio come nel caso delle calcificazioni nelle tendine di spalla, andiamo lì a sciogliere posizionando degli aghi sotto guida ecografica e quindi sotto una piccola anestesia locale, riusciamo a sciogliere queste calcificazioni utilizzando il mezzo forse più banale del mondo, che è la soluzione fisiologica. Vediamo appunto in questo modo, vedete come viene insufflato il farmaco all'interno e con una guida ecografica siamo certi di dove andiamo e che cosa facciamo. Scusate. Anche qua, e anche nelle piccole articolazioni, per esempio abbiamo messo a punto delle tecniche che riguardano non l'utilizzo di piccoli aghi difficili da gestire durante il trattamento, ma mettendo dentro, gestendo meglio, ci siamo accorti con un ago da spinale, ad arrivare anche nelle piccole articolazioni proprio perché è gestibile meglio sotto guida ecografica. E questa, quella che vediamo appunto sulla sinistra, è una litoclastia, cioè lo scioglimento di una calcificazione di spalla. E questa tecnica ovviamente ci mette nelle condizioni di avere certezza e sicurezza, soprattutto nell'evitare piccoli vasi, evitare strutture nervose che danno appunto il massimo della riuscita. Dottore Tropea, in realtà prima nella lettura magistrale si era parlato anche dell'acido ialuronico. A questo punto a lei chiediamo, ha un peso dal punto di vista molecolare? E poi cos'è il progetto MUR? Il modello sì. E se posso avere delle slide, così riusciamo a vedere anche queste. Ecco, nel frattempo le chiedo, ritornando al discorso riguardante l'ecografia durante l'infiltrazione, fino a che punto e quanto si applica poi questo genere di visualizzazione strumentale durante e diffuso? Allora, si applica addirittura, ora parlando proprio di acido ialuronico, noi riusciamo proprio in real time a stabilire anche quali sono le condizioni della cartilagine e quindi fare anche la scelta del tipo di peso molecolare di acido ialuronico che utilizziamo. Perché dico questo? Perché l'acido ialuronico, come ormai è risaputo, a basso peso molecolare ha un'azione di induzione, quindi si fa una viscoinduzione, e ad alto peso molecolare, medio e alto peso molecolare, si fa una viscosupplementazione.
e dentro subito e rispondo anche, questo tutto sommato è la differenza, rispondo anche per quanto riguarda il modello MOR. Praticamente si è visto che un basso peso molecolare ottimale con attività farmacologica a lungo termine ha una riduzione del dolore efficace per almeno 6-12 mesi e un'efficacia pari o simile a quella fatta a base di FANS, quindi ci consente di risparmiare il FANS in un certo senso. E la durata dei benefici poi sono maggiori rispetto alla terapia infiltrativa con i corticosteroidi, fermo restando che nel momento in cui c'è un'infiammazione, anzi è buona norma far precedere l'infiltrazione di acido ialuronico con uno steroide proprio per far sì che non venga sequestrato immediatamente ed eliminato dall'articolazione. E vado subito, esercita quindi un'attività biologica e il progetto, queste sono praticamente, non ripeto quello che già ha detto mirabilmente il professore Minisola, il modello MOR era il progetto di sviluppare un derivato lineare di acido ialuronico dotato di una prolungata permanenza all'interno dell'articolazione con proprietà viscoelastiche superiori a quello di un polimero e paragonabili a quelli dei crosslinkati, quindi fare sì che rimanesse un acido ialuronico a basso peso molecolare per lungo tempo all'interno dell'articolazione e avere un'azione di stimolo su questo. E qua faccio vedere semplicemente com'è modificata, praticamente la struttura, il segreto della struttura è quello di modificarsi durante il movimento articolare e quindi rimodellarsi in modo tale da avere la maggiore efficacia. Gel piastrino, no, sono io che l'affermo qui, il gel piastrinico è l'altra domanda che giunge dai medici di famiglia, qual è il razionale utilizzo nelle cosiddette fasi precoci? Sì. E l'altra domanda è da solo, con una matrice reticolare, punto di domanda. Ora vedo. Posso Grazie. Avere un'altra slide? Sì. Eccolo, dovrebbe essere, sì. Forse l'abbiamo trovata. Vediamo, ecco, gel piastrinico, grazie. Non voglio convincere il professore Minisola, però la terapia con il gel piastrinico non è una cosa nuova, è una cosa che si fa da circa 10 anni e viene viva presa in considerazione soprattutto per le tendinopatie persistenti e resistenti alle cure tradizionali, quali il gomito del tennista, le fasciti, eccetera, nel caso di lesioni muscolari. E poi si è visto che è stato cominciato ad utilizzare anche all'interno delle articolazioni nelle fasi precoci di artrosi. Quindi i fattori di crescita in genere, diciamo un po' un attimo cosa sono, un po' più specificamente, un gruppo eterogeneo di proteine che sono secreti appunto da differenti tessuti, incluse le cellule connettivali e così via. Questo è il differenziamento che si hanno nelle cellule mesenchimali. E era soprattutto appunto l'obiettivo era quello di sfruttare le capacità di adesione e la possibilità di formare una rete di fibrina e avere funzioni antinfiammatorie e antibatteriche con un rilascio delle citochine in un periodo medio di 7-10 giorni. Il meccanismo appunto è nel concentrare questi fattori nel sito di lesione con la funzione di rilasciarli e aiutare la guarigione. Si è visto di recente però che è stata riconosciuta la sorprendente capacità delle piastrine di ridurre il dolore, ma la base molecolare ancora non la conosciamo e in effetti tant'è che il razionale era farlo in persone relativamente giovani, però da poco abbiamo iniziato dei trial di studio anche su persone anziane proprio perché abbiamo visto questa sorprendente capacità di ridurre il dolore. Ripeto, non è una novità il gel di piastrine, ma quello che noi praticamente abbiamo messo in campo e abbiamo verificato nell'arco di un paio di anni è il fatto di combinare, non nella stessa seduta, ma fare una seduta di gel e una seduta di induttori di acido ialuronico o di acido ialuronico vero e proprio. Proprio perché si è visto che anche il gel di piastrine è promotore nella produzione di acido ialuronico. Chiudo qua. Grazie al dottore Tropea. Mario Bentivegna, abbiamo parlato di dolore anche nella relazione, nelle risposte anzi date dal dottore Tropea. Possiamo aprire un capitolo su quello che è il ruolo degli analgesici? Che dice? Così poi... Ma è fondamentale anche perché vero? Poco fa forse era Gianni che parlava della legge 38, perché la cosa fondamentale è quella di andare a cogliere quali sono gli aspetti che sono da un punto di vista patogenetico, detti poco fa dal professore Minisola, ma sicuramente da un punto di vista sintomatico. È una patologia altamente invalidante, una patologia che provoca sicuramente dolore, è una patologia che deve essere curata nel tempo con dei farmaci che attenuano il dolore. Con gli effetti collaterali degli antinfiammatori, coxibo, non coxibo, FANS di primo
i farmaci di tipo 1, indiscutibilmente ci mettiamo in condizione di utilizzare dei farmaci che possono avere degli effetti collaterali abbastanza impegnativi, da quelli cardiovascolari a quelli renali a quelli gastrici. Per cui è chiaro che bisogna andare senza tema di smentite, senza avere molta preoccupazione, nemmeno particolare preoccupazione, a utilizzare anche i farmaci, che sono dei farmaci sicuramente che vengono sottoutilizzati in Italia, ma fortunatamente stanno cominciando a essere molto diffusi nella classe medica, che sono farmaci di secondo livello, i farmaci morfinici o morfinosinici, che sicuramente ci mettono in condizione di poter avere un aumento del dosaggio, non esserci un effetto tetto. Quindi non si può prescindere, evidentemente. Superando il primo impatto, che prima è culturale per quanto riguarda l'utilizzo di questi farmaci, perché è culturale. Secondo è dal punto di vista di effetti collaterali iniziali, che possono essere in un certo senso disturbanti se non vengono prevenuti da altri tipi di farmaci, per evitare il solito nausea o vomito, che possono essere superati facilmente quando c'è la saturazione recettoriale. Saturati la prima fase, possono essere aumentati nel loro dosaggio e quindi si possono utilizzare tranquillamente, attenuando il sintomo fastidioso del dolore. Grazie. Professore Minisola, una domanda per lei. Qual è il parallelismo che esiste tra processo infiammatorio e distruzione per quanto riguarda le articolazioni colpite dalla malattia? Processo infiammatorio? Sì, il rapporto tra processo infiammatorio e processo distruttivo nelle articolazioni colpite. Se c'è un parallelismo tra questi due aspetti, è una domanda che proviene sempre dai medici di medicina generale. Processo distruttivo. Io direi piuttosto processo neoformativo, se stiamo parlando di artrosi. In realtà si tratta di un rimodellamento dell'articolazione. C'è sicuramente un parallelismo, perlomeno ci può essere un parallelismo in situazioni occasionali oppure in condizioni di continuità clinica, a seconda delle situazioni. Quando si parla di processo distruttivo articolare, solitamente si fa riferimento ad altre condizioni, ma considerato che stiamo parlando di artrosi, il parallelismo c'è, se parallelismo si intende coesistenza, immagino che questo si voglia intendere. Sì, coesistenza, certo. Probabilmente il concetto dell'ortostritis inglese. Come peraltro ci può essere una dissociazione, come dicevo poc'anzi, cioè a fronte di condizioni artrosiche particolarmente esuberanti, particolarmente proliferative, la sintomatologia clinica non è parallela rispetto alla entità del danno strutturale, così come viene visto con una radiografia. Non è possibile creare un parallelismo assoluto in termini quantitativi. Le due condizioni possono coesistere, possono anche non coesistere e possono, a parità di espressione anatomica, non avere la stessa parità sul piano dell'espressione clinica, cioè vuol dire sull'espressione sintetica. Però io vorrei entrare in discussione su un paio di punti che sono stati trattati poc'anzi. Il primo è quello della diagnostica per immagini. È stato chiarissimamente detto quale essere l'escalation della diagnosi, però molte volte purtroppo si parte dal secondo gradino e il primo gradino non viene mai affrontato. Il primo gradino è la radiologia tradizionale. È inutile che vi dica, perché l'avrete sperimentato pure voi, quante persone vengono con la risonanza magnetica nucleare o con un attacco, e quando io chiedo ma dov'è la lastra, dice la lastra non l'ho mai fatta. E allora questo è sicuramente un dato di cui bisogna tenere atto. Quello che diceva atto, il dottore, che la vecchia cara radiografia RX può essere ancora molto utile. E credo che un processo educazionale nei confronti dei pazienti debba essere attuato, anche perché le tecniche più avanzate, l'attacco a risonanza magnetica nucleare, hanno dei costi, molto spesso non chiariscono i problemi, o comunque si ha a che fare con problemi che possono essere affrontati e risolti ed evidenziati con la radiografia, e questo tipo di accertamenti ha costi e per il paziente e per la società. Quanto poi ai fattori di crescita piastinico, io mi occupai di questa storia quando dovetti affrontare con un'equipe
importante, internazionale, il problema del trattamento del dolore artrosico di una persona estremamente illustre. Siamo nel 1993. I prodotti venivano, questa pappa piastrinica aveva un grande sostegno negli Stati Uniti e consultai colui che propugnava questo metodo. Il metodo poi non fu attuato nella persona interessata perché sorsero delle perplessità che tuttora io non credo siano state rimosse. Anzitutto la possibilità di un protocollo. Per quanto a mia conoscenza non c'è un protocollo e quindi il trattamento avviene secondo criteri di somministrazione che sono assolutamente empirici. Quello che mancava allora, adesso c'è uno studio per la verità, quello che mancava allora era uno studio randomizzato e controllato rispetto ai farmaci antinfiammatori o all'acido ialuronico, perché torno a dire che mentre per le somministrazioni di acido ialuronico noi abbiamo delle prove più o meno discutibili ma comunque chiare, pubblicate, che fanno chiarezza anche rispetto alle modalità di somministrazione e all'indicazione della somministrazione, per quello che riguarda i fattori di crescita piastrinici non c'è ancora una codifica specifica. E poi mi lascia molto perplesso, per la verità, mi ricorda molto per la vitamina D, una specie di panacea, perché quando sento dire che va bene per le lesioni tendine, che va bene per le lesioni legamentose, che va bene per l'artrosi, che va bene per le distorsioni, che va bene per tutta una serie di condizioni, io diffido delle forme di trattamento che hanno molte indicazioni. Sì, prego, certo, prego. No, per quanto riguarda il discorso tendineo, cioè l'evidenza ce l'abbiamo con la valutazione ecografica del post, e per quanto riguarda a livello articolare, almeno personalmente ho avuto delle risposte facendo, purtroppo a costi alti, ma era un collega, una risonanza prima e poi a distanza di 6 mesi, quindi questo potrebbe essere, è vero che non ci sono protocolli, per carità, tant'è che si sta cercando di mettere a punto il più possibile. Per ora va considerata una cosa, quindi quella come evidenza, diciamo, visiva, e poi sul dolore, ecco, quello. Considerata una condizione sperimentale promettente, noi stessi abbiamo cominciato adesso a farlo, però io ho avuto anche la richiesta da parte di un collega di fare questo tipo di trattamento, ma proprio perché era un collega che considero un potenziale nemico rispetto che un possibile amico, mi sono guardato bene da fare questo tipo di somministrazione. Il primo a citare in giudizio il collega. Ecco, vi chiedo scusa, ma per ora, se non ricordo male, si è parlato di diagnosi e di cura attraverso l'utilizzo degli esami strumentali. Credo che non sia stato fatto nessun riferimento all'analisi di laboratorio, credo, nello specifico. Ecco, quindi volevo chiederle a questo punto qual è l'importanza delle analisi di laboratorio, professore, nella fase di diagnosi e poi di decorso della malattia stessa. Per artrosi non è una... Se esiste, ecco, una possibilità. Per la quale esiste una diagnostica laboratoristica, se non estremamente raffinata e comunque non alla portata qui da escludere. Di tutti coloro che si occupano di questa patologia, ha un significato di natura sperimentale, ci sono dei markers di porzioni del collagene che è coinvolto in questa condizione, ma comunque rientra in modalità che sono destinate alla speculazione scientifica. Può essere utile invece per escludere altre condizioni, per verificare se per esempio un dolore in un'articolazione non dipenda da condizioni che non sono artrosi e che vengono invece etichettate come artrosi. Guardi, io a questo proposito vorrei ricordare ai medici che molto spesso vengono etichettate come artrosi condizioni che non sono artrosi,
e vengono curate, trattate con farmaci antinfiammatori che ovviamente non funzionano. E queste condizioni, molte volte, diagnosi di artrosi deve essere fatta in maniera accurata e clinica. Molte volte si finiscono con etichettare come soggetti artrosici, soggetti femminili che non hanno l'artrosi ma che hanno la fibromialgia, che si hanno tutt'altro tipo di patologia, che si presentano al medico lamentando dolori generalizzati, che solo perché dimostrano più di 50 anni vengono per una forma di link mentale etichettate come artrosiche e che in realtà sono delle fibromialgiche. E lì le medicine non funzionano, non perché non funziona la medicina, ma perché non funziona il medico, il quale non ha diagnosticato con esattezza la malattia. E se si somministra il farmaco antinfiammatorio al soggetto di sesso femminile fibromialgico, tranne rarissime condizioni, non si hanno effetti terapeutici. E questo poi genera un altro equivoco, che è quello di considerare un farmaco inefficace. Ma il farmaco è inefficace perché non è stato utilizzato nella patologia per la quale era prevista l'indicazione. Dottore Di Giacomo, vuole aggiungere qualcosa? No, sono d'accordissimo. La patologia fibromialgica è assolutamente sottodiagnosticata e poi soprattutto mal curata. Sappiamo che vanno utilizzati farmaci antidepressivi sostanzialmente. La diagnosi differenziale sta nella sieronegatività e anche nella RX negatività. Concordo perfettamente con tutto quello che ha detto il professore sulla fondamentalità di seguire degli step quando bisogna fare una diagnosi. Se noi li seguiamo tutti, siamo tutti più appropriati. Certo. Professore, prima, durante la sua lettura magistrale, lei ha citato la glucosamina. A questo punto, come vengono utilizzati in generale i farmaci ad azione lenta? Perché mi pare che faccia parte di questo gruppo, la glucosamina, i cosiddetti, ecco, SADOA. Ok. Io non posso fare riferimento alle linee guida e alle raccomandazioni, perché se facciamo riferimento alle linee guida e alle raccomandazioni dobbiamo considerare questo tipo di farmaci come farmaci estremamente ancillari. Però devo anche dire e devo confessare una mia opinione personale: io non ritengo che le linee guida e le raccomandazioni, ormai ho i capelli bianchi e quindi posso permettermi anche qualche coraggiosa affermazione. Io non credo che le linee guida e le raccomandazioni siano frutto di menti totalmente indipendenti. E questo mi induce a ritenere che le raccomandazioni debbono essere seguite, ma non sono Vangelo, e d'altra parte si chiamano raccomandazioni e non si chiamano protocolli, sono raccomandazioni. Fatta questa precisazione, che ha una valenza personale, io ritengo che i farmaci di fondo, alcuni farmaci di fondo, trovino indicazione. Ritengo che la glucosamina trovi indicazione, così come ritengo, e questa è una mia abitudine comportamentale, che trovi indicazione la diacereina. L'acido ialuronico è un farmaco di fondo che ha una valenza locale, naturalmente, che in Italia è etichettato come farmaco in rapporto ad alcuni pesi molecolari. L'ultimo, che è stato citato poc'anzi, ottenuto con tecnologia MOR, è in realtà classificato come medical device. Però devo anche dire che questa abitudine, che è fondamentalmente europeo, se vogliamo centroeuropea, questa abitudine al trattamento locale sta prendendo piede fortemente anche negli Stati Uniti, e al punto tale che negli Stati Uniti oggi il trattamento con acido ialuronico è considerato dai medici uno dei punti di riferimento per il trattamento delle forme localizzate di artrosi. Noi siamo in conclusione, vorrei invitare il pubblico a intervenire con qualche domanda. Bene, facciamo arrivare subito il microfono a dottoressa Battaglia. Volevo chiedere, per l'esperienza anche di tipo
come dire, societaria e quindi istituzionale che ha avuto fino a pochi mesi fa il professore Minisola. Quindi ha avuto chiaramente rapporti con quelle che sono le istituzioni pubbliche sanitarie. Parlavi poco fa di condizione pensionistica anche fortemente. Lo lasciamo andare via se non approfondisce questo tema, giusto? Però il problema non è la condizione pensionistica di chi probabilmente in maniera propria o impropria ha ottenuto quello che in fondo non doveva ottenere. Ma tutto il mondo delle patologie osteoarticolari degenerative, come l'artrite reumatoide, eccetera, a che punto siamo da un punto di vista di riconoscimento